attenzione, questo video contiene messaggi subliminali. Uomo avvisato, non rompeteci i c***i. Ciao a tutti ragazzi da The Face Game, voglio rovinarvi, oggi faccio un unboxing del Game Capture HD2. Se lo comprerete entro oggi riceverete in omaggio le tue mutande sudate, un set di pentole ragazzi, una batteria da suonare dubstep tutto il giorno. Cominciamo con aprire la scatola. Dall'altra parte. Come disse Ultra Alien, prima di iniziare farò una faccia da vacca. Mi è uscita bene. La scatola, vabbè, la confezione, non mi sto fermo troppo. Cominciamo subito ad aprire la confezione. Allora, come vedete, qui troviamo subito il nostro HD PVR Game Capture 2, ragazzi, ecco qua. Comprate! Entrata USB, uscita USB, per attaccare gli hard disk esterni e registrare i vostri video. Entrata per il microfono, cuffie. Il LED che vi segna quale porta state usando, se è HDMI o quella per la PlayStation 3. REC, tasto per registrare, e il tasto power, quello spegni. Quello che era... Sì, che tu non sai come si usa, dai. Esatto. Cos'è quella portellina lì? Quella portellina che non si usa, ma semplicemente un ricevitore per il telecomando. Esatto, telecomando, perché questa HDPVR ha anche il telecomando. Esatto. Poi passiamo alla parte posteriore dell'HDPVR. Ci sai? Certo, ci sono. Queste sono tutte le prese della PlayStation 3. Perché a tutte queste prese non possiamo attaccare l'HDMI alla PlayStation 3? Perché la PlayStation 3 blocca l'uscita HDMI. Cioè c'è un protocollo che si chiama protocollo HDCP che non vi permette di registrare in alta definizione. Pertanto dovete collegarlo con tutti questi cavi. Un cavo apposito che non ne trovate nella confezione. Nella confezione dovete comprare a parte, ok? HDMI per altre console come ingresso e uscita, naturalmente Xbox e Wii U in out, cavo LAN, perché questo HDPVR può essere collegato direttamente ad internet. Una volta registrato il video voi potete caricarlo direttamente su internet senza passare dal computer. Sì, come fai a tagliare o montare il video? La cosa innovativa di questo HDPVR, vi faccio vedere, ecco qua, c'è un'app scaricabile dall'App Store, appunto, che si chiama GameMate. L'app vi permette di tagliare il video, iniziare o stoppare la registrazione, editarlo. Quindi la cosa innovativa di questa Game Capture è che uno, anche se non ha il computer, può già creare il suo video e montarlo. Esatto. E quindi caricarlo direttamente su internet e sul canale. Compratelo! Ha dentro un editor video, vedete, c'è anche nella scatola, un editor video. Già inserito nell'HDPVR, nel quale appunto potete... Okay. Ma continuiamo a vedere cosa c'è dentro questa scatola immensa. C'è la presa per la presa di corrente. C'è anche quella formata inglese, americana inglese. Qui c'è il cavo HDMI in dotazione. Sì, o ti muovi più lento o non riesco a metterti a fuoco. Cavo HDMI in dotazione. Ok. Il telecomando con le batterie. Wow, ma chissà che batterie sono. Aspetta che faccio un primo piano delle batterie. Sono le AAA. Ok. Benissimo. Il manuale. Sì, ci sono tutti quanti i componenti, tutte le stronzate che potete fare. Esatto. E l'attacco per la presa di corrente. Qua c'è un breve manuale che vi spiega esattamente come vengono collegate tutte le ma facciamo vedere un attimo. Vedete, no, iniziamo dalla più, no, dall'altra parte, gira. Giro. Eccolo qua. Scusate, ho sbagliato parte. La nostra competenza è incredibile. Allora, qui è l'attacco per la PlayStation. PlayStation 3, questa Xbox, Nintendo Wii. Questo è il televisore direttamente collegato al router. Potete collegare direttamente al router e quindi collegarvi a internet in wireless. Esatto, in cavo LAN, non wireless. Un'altra cosa molto importante, esatto. Eccola qua. Potete collegare una cosa misteriosa sul retro. Potete collegare un hard disk, vedete che ci sono le prese qui dell'hard disk 2.5, ragazzi, quelle da portatile, che sono di spessore 7 mm o 9 mm, da un terabyte o 2 terabyte, supporta fino a 2 terabyte. Sì, esatto. E potete registrare direttamente i vostri file dentro l'HDPVR. Allora, in poche parole, non serve collegare da scheda tecnica. Puoi registrare un totale di 100 ore in 1080p. In 1080p. 100 ore, 1080p a 30-60 fps, in base a quello che desiderate voi, insomma, ci sono le impostazioni, basta che voi scegliate quella che vi piace di più. Quindi
e non c'è nient'altro da dire. È un HDPVR che costa sui 150 euro. Naturalmente vi mettiamo in descrizione il sito del produttore, dello distributore e quant'altro. Se avete domande ponetele direttamente a loro. La registrazione, ragazzi, si vede benissimo, si vede veramente bene, anche perché noi usiamo l'altra HDPVR che non ha, che è anche più vecchia. Sì, che non è più è più vecchia e non ha l'hard disk integrato. In poche parole devo pregare al PC. Questo invece è l'hard disk integrato per installare tutto quanto direttamente dentro qui. Esatto. Esatto, quindi l'hard disk ovviamente non è in dotazione, procuravelo, o usare un hard disk esterno. Naturalmente vi sarà inviata la scatola vuota, esatto, con un mattone dentro. Con un payload. Quindi ragazzi, ciao a tutti, al prossimo unboxing. Ciao! Compratelo, comprate. Compratelo.